Eder. Mech. Pallister. Gentili ascoltatori, buona giornata da Senziolocchi. Era destino che ieri pomeriggio stavo davanti alla televisione quando è arrivato su Canale 5 a pomeriggio 5 Albano Carrisi. Albano Carrisi è stato, è un grande artista, ma io ieri sera, ieri pomeriggio ho avuto la certezza che oltre a essere un grande artista è anche un sensitivo, una persona che sente, e mi ha dato conferma appunto ieri sera quando ha parlato della figlia Ilenia. Mi ha fatto tanta tenerezza, perché Albano è una persona buona, una persona molto generosa, una persona per bene. Mi ha fatto tanta tenerezza, ma mi ha fatto capire che appunto la sua sensibilità, quando ha detto che ha fatto di tutto per non far partire la figlia quel giorno, e poi è successo quel che è successo, che è morta. Il Senziolocchi lo vide tanti anni fa che era morta, anche perché venni contattato via Facebook da una persona che mi chiedeva notizie appunto di Ilenia Carrisi. Ma ho anche pensato in tempi passati di recarmi a Cellino San Marco, a andare a trovare personalmente Albano nella sua casa, però poi ho pensato: cosa gli vado a dire? Che la figlia è morta lui lo sa, ma capire il motivo perché la figlia quella tragica notte disse "io appartengo all'acqua" e si buttò nel fiume, questo è e rimarrà per sempre un mistero. Si sa che è morta, si sa che si è buttata nel fiume, che non ci sono delle responsabilità, però il motivo perché il fatto si è compiuto rimarrà per sempre un mistero. Perché? Perché non appartiene a questo mondo. Io credo che il motivo per cui questa ragazza ha scelto di lanciarsi in questo fiume non appartiene, il motivo appartiene al destino, anche perché Albano ha fatto di tutto per non farla partire, però il destino è stato più forte della sua sensibilità, perché poi Ilenia è partita e poi è accaduto ciò che poi è accaduto. Però capire le ragioni, il motivo perché questa figlia si è gettata in questo fiume, questo è e rimarrà per sempre un mistero. Il motivo, la ragione, ma non solo lei, tantissime, tantissime cose. Io vorrei narrarvi un episodio. C'era una persona, un ragazzo, che disse, stava a cena con altri amici e disse: signori, devo andare via perché ho le gomme della macchina lisce e non posso correre, perché oltretutto stava anche piovendo. Da dove? Dalla casa, dal posto dove lui stava mangiando al posto dove gli è successo ci saranno 7-8 minuti di macchina. Lui c'aveva una Fiat Croma 2000. Questa macchina è uscita fuori strada,
ha impennato sopra una collinetta e ha stracciato, ha praticamente buttato giù una quercia. Ma come, se 5 minuti prima hai detto che dovevi andare piano, com'è possibile che invece correvi a 200 all'ora, sei uscito fuori strada e hai buttato giù una quercia? Anche questo, signori, appartiene al destino e al mistero e ai misteri della vita, che nessuno riesce a dare una risposta. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.